oggi tengo io la telecamera perché la signorina è in cosplay e non sappiamo come fare. Siamo a Modena, fiere, e ora facciamo la pappa. Pappa, 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 vermisco. Shandy, saluta! Ciao, cosa ti sto saltando? Nessuno, sta saltando a me! Il suo canale YouTube! Marco Machi TV! Marco Machi TV! Sì! Benvenuti a questo nuovo video. Allora, avete visto che prima di me che parlo, che ovviamente come sempre non mi faccio vedere, ho solo qualcosa, non ho stato pietoso e a dire il vero sono anche abbastanza stanca. Ho fatto praticamente questa preview, era un insieme dei video che ho fatto in questi giorni. E quindi questo video che cos'è? È un video del facciamoci tipo due chiacchiere. E quindi sì, sono qua con la speranza di riuscire a filmare qualcosa di nuovo. Come vedete ho cambiato inquadratura perché ho tirato fuori, ho ritrovato, anzi forse se lo tiro un po' più su vedete ancora meglio. Praticamente ho tirato fuori il treppiedi e quindi sono molto felice. Allora, questo video è incentrato su... Aiuto! Ce la farò, diciamo, sugli acquisti creativi e sulle cose che ho preso per il giveaway, perché sto iniziando a impacchettare ovviamente tutto. Però prima vi volevo mostrare due o tre cosine che devo cuocere ancora, perché ne sto cercando di farne un po', e sono delle piccole creazioni che ho fatto in fimo. Mi è arrivato appunto, mi è arrivato, diciamo, il bisturi per finalmente tagliare il fimo, quindi sono riuscita a facilitarmi un pochino. E avendo avuto gli stampini piccoli, lo stampino piccolino, non riuscivo con la resina o con la colla a caldo a renderlo come volevo io, ho provato a farli con questo fimo che mi è rimasto, e poi utilizzando uno spazzolino ho cercato di fare appunto la texture un pochino rovinata. Poi con un dotter ho cercato di mettere in risalto i piccoli forellini che ci sono ovviamente all'interno di questo stampo. Sì, bello il suono della pseudo ambulanza, non lo so. Invece l'altra cosa che sono andata a tentare di fare è questa, che è una piccola tortina, e a mia madre piace moltissimo, quindi gli ho fatto una piccola fragolina sopra e poi ci le ho messe queste qua tutte più piccole, poi con i colori in 3D sono andata a fare la glassa al cioccolato per sporcarla un pochino, e sì, c'era un pelucco, scusatemi, e anche qui sono andata a cercare di realizzare un po' di texture
sempre con lo spazzolino all'interno del pseudo pan di Spagna. E per tagliarla mi sono armata per cercare di tagliarli tutti comunque della stessa altezza. Ho usato il tappo di un ex pennarello che non uso più da un secolo. E quindi queste erano le cosine che vi volevo mostrare, perché tra poco appunto ne sto continuando a fare, quindi vi aggiornerò, ve lo prometto. E poi quando ne ho un tot li cuocio, perché comunque hanno una cottura abbastanza lenta. Poi io il mio forno non riesco a capire bene come fare con il fimo, quindi piuttosto che fare delle cavolate ne faccio un po', poi li cuocio tutti insieme. Poi vabbè, altro grande acquisto è la stecca di colla a caldo, ovviamente. Ho preso questa qui blu con i glitter, l'ho presa piccola perché sinceramente la colla a caldo a glitter è molto dura e quindi sinceramente non mi va di usare quella grande, anche perché quella grande costa troppo e non ci faccio niente. Invece volevo realizzare delle altre creazioni. Aiuto, mi stavo strozzando il culo. Aiuto. Allora, quindi questo è un altro degli acquisti. Poi ho acquistato, finalmente, alleluia, sono riuscita a trovare la profumazione che volevo io. Sapete che ormai io con le candele ci sto facendo un vero e proprio problema. E ho acquistato questa alla lavanda, e a me piace perché qui si chiude, quindi finché la tengo lì. E adesso sto cercando di finire le candele che avevo in giro, quelle piccole che avevo preso da casa e queste che mi aveva mandato Martina di Bedward. E questa qui costava 1,49 euro. Poi, voi sapete quanto mi piace l'azzurro, ormai l'hanno capito tutti, ho comprato un barattolino di glitter, costa, sono poco sgamabile, 59 centesimi. E non ne hanno tanti di colori, hanno questo, l'oro, il viola ce l'hanno enorme, un po' troppo. E il verde, basta. E l'ho ripreso perché io i glitter blu li metto ovunque, quindi li ho ripresi perché li sto finendo. Poi ho comprato questo che non lo apro perché secondo me con quella prende fuoco, ed è la carta con cui preparo i pacchetti, diciamo, quando preparo le box o comunque le cose da inviare. Nascondo tutto all'interno di questa carta colorata che c'è appunto da questo negozio di cinesi, e quindi prendo questa perché così si nasconde un po' tutto. Insomma, la trovo una cosa, oserei dire, piacevole, perché lo spacchettamento diventa ancora più divertente. Poi, sempre per voi, per il giveaway, ovviamente, perché sto preparando i pacchetti, ho preso queste, che sono dei piccoli memopad, però ce ne sono 2 o 3. Adesso vedrò ovviamente di fare le box fatte bene, perché ovviamente il primo vincitore è quello che avrà quelle più grandi. E quindi ci sono queste che sono in tema quasi da anime, quindi mi piacciono molto perché sono, vedete, sono tutti diversi. Quindi non c'è rischio che uno ci si picchi, no? Poi sono carine e almeno sono sicura che sarà una cosa ben fatta. E niente, quindi, allora, direi che io non volevo fare un video esattamente così breve, però sinceramente io volevo anche uscire un momento per vedere se riuscivo a ritornare dal giornalaio per andare a vedere se riesco a guardare tra le blind bag se ce n'è qualcuna che mi interessava, perché ero un attimo confusa, costano tanto e non sono molto felice quando vedo che ci sono cose che mi piacciono che costano un po' troppo. Anzi, ero quasi più decisa a fare qualche... Niente, io continuo a sbadigliare. Ed ho deciso se fare qualche piccola creazione in colla a caldo. Comunque, a parte questo, visto che il video era incentrato sul facciamoci 2 chiacchiere, volevo solo dirvi che io questo weekend sono stata al Modena Nerd e sto ancora urlando perché ho conosciuto, a parte
uno youtuber che io non conoscevo così tanto, che è Daniele Doesn't Matter, che è stato comunque gentilissimo, abbiamo fatto la foto insieme, poi ci ho parlato, poi sono andata a vedere bene i suoi video, mi ero accorta di averli già visti, però vabbè, ho 8 anni, e mi ha fatto vabbè l'autografo ed è stato molto gentile. E però io sono felicissima perché sono riuscita a vedere Shanti e Leaves, e ancora questa cosa interiore, perché io appena l'ho vista ho praticamente provato, vabbè, dettagli. E niente, quindi può essere che questo video finisca qui e magari vado a prendere le blind bag in un momento più opportuno, può essere. Non lo so, ci devo pensare, perché sinceramente dovrebbero uscire quelle di Ozzy e gli Scarafaggi, ed è un cartone che io guardavo anche da bambina, quindi io stavo aspettando che uscissero quelle. Però adesso vedo, anche perché purtroppo l'edicola, quella che piaceva a me, la vedo un po' complicata. Va bene, detto questo non so cos'altro raccontare, perché del Modena Nerd non ho comprato praticamente assolutamente niente. No, aspettate, non è vero. Ok. Ho fatto il cambio di inquadratura perché ora purtroppo devo fare così perché altrimenti non riesco. Vi devo far vedere una cosa bellissima. Cosa bellissima in questione. Perché praticamente avevo un cosplay con i tacchi, mi facevano troppo male i piedi e ho comprato questi. Se non sbaglio è Vaporeon? No, non lo so. È una delle evoluzioni di Eevee, ma non mi ricordo più il nome di questa. Vabbè, comunque, detto questo ragazzi, io purtroppo il video finisce qui. E penso che quello delle blind bag lo farei o giovedì o sabato. Poi vi faccio sapere. Un bacione. Ciao.